tutto è filato liscio per la prima giornata di Burian a Teramo. La viabilità non ha presentato intoppi in città e nei comuni limitrofi, grazie ai mezzi e al sale predisposti da provincia e comune. Anche i volontari della Protezione Civile hanno lavorato l'intera notte per garantire la pulizia delle strade. Il trasporto pubblico, infatti, non ha subito alcuna variazione. Abbiamo iniziato ieri sera con il turno di pronto intervento, pronti in sede a partire in caso di emergenza, e abbiamo attaccato, diciamo, questa mattina alle 7, 7 e mezza. Com'era la situazione? La situazione non era grave come previsto, però c'erano alcuni disagi. Infatti abbiamo operato lungo via Carducci e la zona iniziale, diciamo, del corso. Sta ripartendo per andare dove? La linea dell'ospedale. Come va? Va benissimo, questa mattina il servizio è andato tutto ok e, diciamo, ho incontrato parecchi addetti della Team che pulivano Ponte San Francesco, lì alla scuola Noi Lucidi, ne ho visti tante, anche in ospedale ho visto mezzi scansaneve, tutto, perlomeno il servizio è andato tutto perfetto. Le persone c'erano sull'autobus? Sì, abbastanza. Il piano neve a Teramo era pronto a fronteggiare una situazione che si annunciava molto più grave, ma la sala operativa allestita dall'amministrazione provinciale non abbassa la guardia. Il pericolo ora è il ghiaccio, visto che si preannuncia per le prossime ore un freddo polare di meno 15 gradi. Com'è la situazione della viabilità in provincia? Ma è sotto controllo, ovviamente con le cautele del caso, perché ha nevicato. E anche se non in misura abbondante, tranne che ovviamente nelle zone di alta montagna. Adesso le previsioni sono che nelle aree interne si dovrebbe acquietare la neve, mentre ancora deboli nevicate dovrebbero, secondo i dati che ci sono pervenuti, persistere per la giornata fino a stasera nelle zone collinari anche verso la costa. La situazione adesso è che stiamo monitorando l'abbassamento delle temperature e quindi lo spargimento del sale. Avevamo 5.600 quintali di sale, ne abbiamo già consumati 1.600, ne abbiamo ancora 4.000 che ci dovrebbero bastare almeno per altri 2 giorni. E che nel frattempo stiamo procedendo all'acquisto di ulteriore sale, perché riteniamo, anche in previsione della tornata elettorale, di dover tenere sotto controllo le strade anche nei giorni successivi a mercoledì. Intanto ai prati di Tivo gli impianti restano ancora chiusi per il rischio valanghe. Una commissione di tecnici sta monitorando la situazione per decidere quando riaprire in sicurezza le piste agli sciatori.